tutti i comuni da nord a sud sono pronti a sforare il patto di stabilità se il governo non sbloccherà i fondi. Questa la posizione comune emersa dalla manifestazione dell'ANCI che si è svolta questa mattina a Roma e alla quale ha partecipato tra gli altri il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sì, una manifestazione direi straordinaria e di grandissimo impatto democratico. Il teatro Capranica pieno di sindaci, di rappresentanti delle forze sociali e datoriali, un grido univoco, basta patto di stabilità ottuso, si paghino le imprese per rimettere in moto l'economia reale, ci hanno messo in ginocchio, fino adesso c'è stata una pazienza istituzionale che non riusciamo più a reggere in queste condizioni. I sindaci tutti hanno deciso che se non arriva nelle prossime ore un provvedimento del governo urgente, di questo governo, non del prossimo, che sblocchi i pagamenti e paghi le imprese, noi tutti i sindaci violeremo il patto di stabilità e i fondi che ci sono e sono bloccati nei comuni per il patto di stabilità serviranno per pagare le imprese, mettere in moto l'economia, sistemare le scuole, sistemare le strade. Al ritorno da Roma il sindaco si è poi recato a Via Verdi dove ha incontrato i consiglieri comunali napoletani che insieme all'assessore Esposito hanno cominciato da 3 giorni uno sciopero della fame per protestare contro la mancata erogazione dei fondi del cosiddetto decreto salva comuni promessi per febbraio. Credo che in questo momento sia un momento di svolta. Noi abbiamo messo in campo come città tutte le iniziative per mettere in sicurezza Napoli. Abbiamo fatto emergere debiti e crediti che altri nascondevano. La situazione è emersa, è chiara, ci siamo presi le nostre responsabilità, ce le prenderemo, ci siamo presi anche responsabilità di altri sul piano del consenso politico, perché ovviamente viviamo uno dei momenti più sofferenti della città, però insomma non siamo più disposti a pagare per un'ottusità politica. Noi già domani, al massimo lunedì, approveremo alcune delibere che sono rivoluzionarie, insomma, per capirci, stile maestre. Quindi noi andiamo sul diritto a fare una rivoluzione a Napoli, siamo in prima linea, oggi l'ANCI ci ha riconosciuto che la battaglia è cominciata da Napoli, che Napoli ha adottato una delibera rivoluzionaria come è stata quella sulle maestre, altre ne faremo per quanto riguarda i principi costituzionali primari e a questo punto se il governo non ci ascolta noi andremo avanti lo stesso da soli, poi ognuno si assume le sue responsabilità davanti al popolo.